Allora, un menù autunnale, abbiamo iniziato con queste castagne fritte che, essendo appunto tendente al dolce, le abbiamo abbinato a un prosciutto toscano, quindi che tende al sapido. È la prima volta che facciamo la ribollita in questo anno, perché se aspettiamo in freddo, penso andiamo a gennaio, febbraio, non lo so. Era un po' anche per assaggiare l'olio nuovo, e che è appena arrivato. La ribollita, che ha toni molto dolci, si sposa veramente bene con un olio appena franto. Poi abbiamo fatto queste penne strascicate, che era un po' le penne di ricordo della mia nonna. Prima in Toscana questo era l'unico sugo che si conosceva per la pasta, cioè il ragù è venuto molto tardi. La mia nonna il ragù con la carne dentro diceva: tu ci metti truscioli, o tu ci, che per lei era veramente inguardabile. Che c'è dentro a questo ragù? Questo praticamente è il ragù toscano, che è quello che deriva da quello che rimane dalla cottura dello stracotto. Quando voi cuocete lo stracotto, in fondo i pezzettini di carne che si staccano creano il sugo toscano. Cosa succedeva? Prima le vere penne strascicate erano questo tegame di penne che veniva messo sul fuoco, sopra le pentole, e di volta in volta veniva aggiunto sugo e pasta, no? Io quando uscivo alle 4 la sera, nel pomeriggio uscivo dalla scuola, no? La cucina di mia nonna, casa e cucina di mia nonna era il ristorante, anzi prima era là dietro, e vedete, mi trovavo queste penne che erano un po' secche, un po' rimaste lì, ma nel frattempo dentro non c'era più acqua, era completamente suzzate di sugo, perché erano 2 o 3 ore che rimanevano lì sopra. Quindi questa è un po' della pasta un po' appiccicaticcia, no? Quindi che raccattava tutto il sugo e prendeva anche un po' il croccante, perché erano rimaste lì per qualche ora sopra questo tegame che non finiva mai. C'era questo tegame e non finiva mai sopra. Era proprio una pentola di smalto in cui non finiva mai. Poi abbiamo fatto un po' di cacciagione, abbiamo fatto questo cervo. Sapete, ora hanno riaperto un po' la caccia sull'Appennino, perché comunque i grandi ungulati creano ai vignaioli creano grossi problemi, specialmente i caprioli, quindi è un po' di contenimento. Sapete, a noi piace sempre usare la caccia perché è un modo sostenibile anche di ottenere proteine, perché questi animali, almeno finché stanno nel bosco, almeno hanno vissuto una vita dignitosa, e altri animali allevati un pochino meno rispetto a chi riesce a vivere nel bosco finché non andiamo a prenderlo. E il contorno era verdura invernale, cioè era una verdura invernale, che è il topinambolo, un pochino amaro mischiato con le mele. Poi quello che avete assaggiato, l'ho schiacciato allo zibibbo. Purtroppo si fa difficoltà in Toscana a trovare il vero zibibbo. Lo zibibbo erano questi tralci di uva secca che veniva giù dalla Sicilia, che all'interno aveva anche noccioli. Non so se vi è mai capitato di assaggiare lo zibibbo vero siciliano, l'uva passa siciliana, dentro al nocciolo. Quando finiva la stagione della schiacciata con l'uva, e ormai abbiamo raccolto tutto, quindi non si trovava più la schiacciata con l'uva, qui si faceva questa schiacciata allo zibibbo, che era la versione che accompagnava tutto l'inverno, perché dentro aveva l'uva passa, e lo zibibbo era quello appunto con i semi ancora, e quindi era la versione invernale della schiacciata con lo zibibbo. Buon proseguimento. Bravo.